Usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Tada! Buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. Ci avviciniamo sempre di più a Natale, si respira un grandissimo clima natalizio di allegria, anche di semplicità, ma non troppa ovviamente, nel nostro studio. Un venerdì all'insegna del sorriso, delle cose belle, delle buone azioni, dell'intrattenimento, di tutto quello che ci fa stare bene. Noi a casa, soprattutto il venerdì, vi portiamo la leggerezza e anche un pizzico di arte. Eh sì, perché non possiamo andare nei teatri, non possiamo vedere gli spettacoli dal vivo, tranquilli, ci pensiamo noi di Tada. E allora iniziamo subito, proprio parlando di teatro, di rappresentazioni teatrali, con il nostro amico Gianluca Truppa, Deus, ex e in macchina, sì, della compagnia Acqua in Bocca, scritto tutto attaccato. Brava, brava. Ciao Gianluca. Ciao, ciao, che bello. Benvenuto a te. Sì, grazie. E sono ci un siamo. Po' triste perché è l'ultima puntata questa, che faccio? Detto ciò, ma sono molto sono felice. Sono un po' triste, se detto ora siamo tutti allegri. No, invece di essere felici. Perché noi felice. Speriamo invece di riaverti presto con noi per raccontare invece che cosa? Certo, il ritorno certo. del teatro, il ritorno della possibilità di fare i bellissimi spettacoli che fai anche tu, che speriamo. Io definisco itineranti, interattivi e interagenti. E mangerecci. E mangerecci. Pure. E quindi insomma noi speriamo veramente presto di poterne dare notizia. Sì, tra l'altro dovevamo farne uno ora, ma con tutti questi cambiamenti non è stato possibile, però sicuramente se tutto va bene la prossima cena con Delitto la faremo a Dicomano e poi ci saranno i dettagli. Che è un bellissimo posto tra sì, l'altro esatto. Nel Mugello esatto. Dove la natura è incontaminata, dove ci sono anche un sacco di spunti interessanti per fare la cena con Delitto perché sì, insomma esatto. questi luoghi così belli, così a volte che sembrano anche incantati e incontaminati, però possono nascondere sorprese sorpresissime però, allora sì. Senti mio Dimmi. Caro Gianluca, io so Dimmi. Che tu nonostante siete fermi diciamo sì. così dal punto di vista artistico, perché ovviamente lo sappiamo ormai da un paio di mesi circa tutti sì. i teatri sono chiusi, quindi quello che era in programma nei cartelloni non si è potuto fare, non si può fare, ancora non si sa quando rivedremo la famosa luce verde, ecco perché mi sono vestita di verde oggi che è un po' sì, il colore della speranza. Complimenti perché hai un vestito veramente... Ti piace? Cioè dire... sobrio è di no, no eh. Allora praticamente oggi oscillo tra il Grinch il Visitors degli anni Ottanta che ti attaccavi a che pallina ci stava sì no, 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 no. Bene, Ivana mi fa molto piacere che mi abbia letto nel pensiero, ormai si va così. Allora senti Gianluca, stavo appunto dicendo che oui. lo stesso comunque dal punto di vista creativo sei sempre operoso e operante. Sì, infatti perché... stai pensando a tutta una serie di spettacoli anche. Ma allora i spettacoli bene o male sono quelli che abbiamo già pronti e che speriamo nel 2021 ormai di cominciare a riproporre. Certo. Quello che stiamo facendo, lo preparando ora, è una commedia nuova. Aha. Una commedia nuova che... Quello dici con la protagonista femminile che mi piace tanto, che è un'icona del cinema hollywoodiano, ma no, quello lo abbiamo già fatto. Quello è uno spettacolo che abbiamo preparato un paio di anni fa, abbiamo messo su, ci abbiamo messo tanto tempo ed è stato bellissimo farlo. Lo abbiamo nel nostro repertorio ed è uno spettacolo tratto da una sceneggiatura di... Elisabetta Villaggio, che è la figlia di Paolo Villaggio, la quale ha scritto questo libro sugli ultimi tre giorni di vita di Marilyn. E l'icona a cui mi riferivo era Marilyn Monroe. Esatto, infatti. E su, secondo lei, la sua visione un po' di come sono andati i fatti e come, poverina, è morta. Quindi, siccome io sono innamorato pazzo, follemente di Marilyn Monroe da sempre... Quale uomo non lo è? Quale uomo non lo è? E sta così per... Beh, mi dispiace. Sei Ivana. Sei una delle poche. Attenzione. Hai vestito. Attenzione perché Ivana ti divana in due secondi. Ne avevo un'altra. Era per dire ti atterra. Ne avevo un'altra, ma sto zitta. Però è l'atterraggio morbido sul divano. Certo. Come diceva la Frilli, beato chi se lo fa, se lo fa. Eccoci. Comunque è stato un incontro casuale su Facebook, l'abbiamo conosciuta,
Bene, ma sì. Casuale ma bello. Come casuale ma bello, e lei ci ha... Abbiamo visto prima il libro, poi ci ha detto, ma io ho anche una sceneggiatura. Quindi ce l'ha, diciamo, non regalata, però ha già detto, se volete metterla in scena sarei contenta. E quindi noi abbiamo cominciato, ci abbiamo lavorato un anno su questa... E avete spettacolo. Un po' cavalcato quest'onda dell'entusiasmo della figlia di villaggio. Sì, insomma. Purtroppo è uno spettacolo un po' particolare, non è una commedia, diciamo, brillante o in vernacolo, è un dramma, quindi, e poi parla di una persona, insomma, di un'icona del cinema. Cinema che è scomparsa in circostanze drammatiche, esatto, ancora poco chiare, insomma. E quindi è difficile anche, non è facile proporla a teatro, soprattutto perché tante volte molti teatri, soprattutto a livello amatoriale, dove diciamo... propongono rassegne amatoriali, preferiscono delle commedie un po' più brillanti, ecco. Molto bene. Però io sarei felice di rifarlo. Ora, se qualcuno, qualche teatro, qualcuno volesse in futuro metterlo in scena, noi ci siamo. Grazie Gianluca, ci ritroveremo più tardi. Adesso seguitemi nel mio salottino perché è venuto il momento dell'angolo del libro. Eccoci di nuovo insieme dopo questa brevissima sigla che introduce un'altra amatissima rubrica del venerdì dedicata a coloro che amano la lettura e che cercano sempre nuovi libri da leggere per, come dire, implementare quello che è l'assetto culturale, no? Che è molto molto importante, e noi tante volte parliamo di cucina toscana, ma spesso, ahi noi, pur ne conoscendone tutta la nobiltà insita, parliamo di cucina povera. E invece il caro Paolo Piazzesi, che è uno scrittore, buonasera Paolo, buonasera. Ciao, benvenuto, che è venuto a trovarci, oggi ci presenterà il primo, ma anche uno spoiler sul secondo, che ancora non è uscito, che riguarda il fiore della cucina toscana, che non è la cucina povera di cui tutti parlano e che ritroviamo spesso anche nelle nostre cucine, ma molto di più. Esattamente, non è solo quello. L'intento del libro, e vorrei nominare e ringraziare l'editore Antonio Pagliai, suo padre Mauro, che hanno voluto pubblicare questo progetto con le edizioni Sarnus. E l'intento è appunto di estirpare la cucina della nostra così ricca, così variegata, della Toscana o delle tante Toscane, perché le Toscane sono molte, non è soltanto una, estirparla da questo angolo in cui rischia di confinarla questa definizione ormai un po' desueta di cucina povera. Un piccolo passo indietro: la definizione di cucina povera nasce quando si vuole caratterizzare la cucina toscana in contrapposizione alla cucina internazionale allora imperante negli anni 60-70 sulle tavole della ristorazione, quando, diciamo, il must della presentazione erano i famosi tortellini alla panna, che sono una cosa inconcepibile, no, fuori dell'umano, no? Deve essere stato un extraterrestre cattivo che li ha introdotti sulle nostre latitudini. Hanno risolto tante serate nel post disco. Sì, anche studentesche, questo è vero. Però, insomma, non li si può classificare come cucina, ma casomai come farmacopea venuta male, ecco, al massimo. No? Mentre io vorrei ricordare uno storico ristorante del quale non si sono abbastanza esaltati i meriti nel tempo, cioè Cent'anni, che aprì proprio nel 1961, quando cadeva il centenario dell'Unità d'Italia. Certo. Esatto. E Cent'Anni fu uno dei primi, se non il primo ristorante a proporre la ribollita. Ecco, che fino ad allora non aveva diritto di cittadinanza, o quasi, nella ristorazione, ma neanche naturalmente sulle tavole dei cittadini, certo, toscani, no? E questo è stato un grande merito, che ha aperto una porta
attraverso la quale sono passati i piatti della nostra tradizione, l'uno dopo l'altro, qualcuno un po' artefatto, qualcuno un po' inventato, qualcuno reinventato, qualcuno invece ben conservato e ben fatto, ma quella è stata, diciamo, il pertugio attraverso il quale è passata questa tradizione, che appunto però chiudendosi nel, diciamo, nel ricettacolo della cucina, nella definizione della cucina povera, rischia un po' di perdere tutto il suo carisma, tutta la sua ricchezza, tutta la sua varietà, tutta la sua ricchezza di tradizione e così via. E anche via, la cultura via. Che c'è dietro un piatto. Esatto, esatto. Le culture, perché sono tante, perché c'è la cultura del monte, la cultura del mare, la cultura della transumanza, la cultura della domenica contadina e della domenica borghese. Ci sono, c'è una veramente una migliaia di sfaccettature, anche, no? Veramente. Certo. No? E allora il progetto è recuperare quello che si può considerare il nucleo preservato, il nucleo più credibile e più della cucina toscana della tradizione, e presentarlo in un modo che sia un po' meno algido e un po' meno burocratico di quanto non fanno certi ricettari declinati all'infinito. Quindi che no? Sia, diciamo, la cosiddetta terra di mezzo che unisca un po' tutto, quindi la semplicità senza però tralasciare quella che è la storia e il cammino attraverso cui si arriva poi a delle ricette, anche certo, alcune delle quali complesse. Ci ritroveremo più tardi sempre per parlare di questo libro e di questo doppio volume, perché facciamo uno spoiler oggi sul secondo, che ancora, come vi ho preannunciato, non è uscito, ma adesso con un'insolita, esatto, con un'insolita sobrietà, devo dire, che devo dire anche di questi tempi natalizi non le si addice per niente. Che cosa avrà per la testa, o meglio nella parrucca, Ivana Van? Oggi mi sono voluta mettere sobria, giusto due punti luce, giusto così, tanto per, però si sa che il Total Black fa sempre bene, poi mi fa ancora più magra, quindi l'Agnoloni non avrà da ridire che mi si vede la pancia. No, assolutamente, oggi una silhouette. Oggi pazzesca, un personalino, proprio un filo, oggi filo. Sono un filo. Allora, ma c'è una nuova puntata di Tada Umpa e è venuta a trovarmi direttamente dall'estero, tamponatissima, sierologici ovunque ha fatto. No, sto scherzando, ma conosciamo subito l'ospite di oggi di Tada Umpa. Ecco, sembri un po' Ariel della Sirenetta, un po' così, molto, molto odalisca, molto odalisca. Ma spieghiamo perché sei così odalisca. Allora, iniziamo subito col tuo beige per far scoprire a tutti chi sei. Allora, vediamo. Nome Selene Sally Lemstra, giusto? Esatto. Ma sì. Questo cognome è strano. Cioè, da dove vieni? Allora, il cognome è olandese. Sì. Io sono metà italiana e metà olandese, da parte di babbo olandese. Amsterdam? Vicino a Amsterdam, sì. Però a 10 minuti, quindi insomma, allora Amsterdam, dai, un giretto a Amsterdam lo farei volentieri, esatto. Adesso lo sapevi, sapevo, Romero, lo sapevo, me lo immaginavo, stavo per dirlo. Ma non dire queste cose a Ivana, che ora non si può fare niente, non si può nemmeno arrivare a Compiobbi, che lei mi esce fuori di parrucca. No, allora Franci, facciamo una cosa, appena possiamo scappiamo noi due ad Amsterdam e andiamo via tutti a Amsterdam e vai. Un weekend Amsterdam, Ivana e Romeo torneranno? Boh. Torneranno? Chi lo sa? E soprattutto, se torneranno, come torneranno? Come torneranno? Va bene, dai. Data di nascita, una ragazzina dell'87. Sì, siamo, più o meno. Ma sì, siamo ragazzine fino a 60 anni, quindi dopo inizia l'adolescenza. Giusto, Agnoloni? Perfetto. Dopo, Allora, residenza a Pisa, sei pisana sul mare?
No, Pisa. Pisa Centro. Pisa Centro, esatto. Pisa Torre, come si suol dire, Pisa Torre. Stato civile nubile, come mai una bella ragazza come te, ma non single? Single, sì. Single abbastanza convinta. Però sì. Ci ha pensato single, con questa carenza molto single. No, diciamo che sono concentrata su cose mie in questo momento, progetti miei. Perfetto, poi professione commerciale estera, una cosa semplice. Sogno incidere un inedito stile R&B. Esatto. Dopo scopriremo. Segni particolare, fossetta sul mento. E la possiamo vedere molto bene, non è un trucco, un trucco scenico. E allora, detto questo, dopo continuiamo ovviamente a conoscere Selene, rimando la linea ad Amsterdam, alla Romeo. Oggi una certa affinità con l'albero di Natale, dato il colore, vedi? Che mi piace stare sotto l'albero, eh? Allora, a proposito di albero di Natale, lo sapete, sopra l'albero ci sono le varie decorazioni, le palline, fuori ci sono i fuori porta, come abbiamo parlato la scorsa settimana, ma sotto l'albero ci sono loro, i pacchi regalo, l'arte del ricevere. Vai Stefano, pacco contro pacco e contro pacotto. Buonasera a tutti, ciao Francesca e complimenti perché saresti proprio da scartare con un vestitino così ammiccante, veramente un cioccolatino dolcissimo. Agnoloni. No, ma in senso buono sempre. Sì? Ecco subito Iva. No. Se è ammiccante ora, quando è arrivata prima di cambiarsi, che era? Era una catwoman. Cosa spoiler? Era una catwoman. Noi abbiamo avuto la fortuna di ammirarla. Era un po' anni 80. Sì, anni 80, molto aggressive. Molto aggressive. Aggressivissimi. Bene, ma anche benissimo, come si dice. Allora, pacchi di Natale. I regali. Non quelli che si danno fissando gli appuntamenti e poi non presentandosi e ride, va. E ride, bensì che cosa? I pacchetti regalo, perché c'è un'arte anche del pacchetto. Prego. Infatti è proprio così, i regali sono una cosa fondamentale, ma non tanto per il contenuto che spesso hanno, ma anche per come sono confezionati. E già dal tipo di regalo, dal pacco, no, che si riceve, si riesce a percepire quello che potrebbe essere il dono. Ora, essendo in un periodo particolare in Italia e in tutto il mondo, ho detto perché non divertirsi a personalizzare e a creare dei pacchi regalo in base alla persona che si devono fare o al tipo di regalo che vogliamo fare. Quindi io questo pomeriggio presenterò tre tipologie di pacco regalo. Per esempio, se dobbiamo fare un regalo a una persona cara, una signora, ecco, quindi, e vogliamo fare un regalo più importante, io vorrei proporvi questa idea. Potete acquistare un foulard, quindi doppio uso, perché il regalo nel regalo, quindi prendendo anche semplicemente un foulard e poi il regalo che decidete voi di mettere all'interno, e proviamo a come frequentare il Serrici sta fatto male. Non ho capito. Colpo a frequentare il Serrici. Ma il foulard è di Hermès, spero. Rigorosamente di Hermès, ah, okay. Chiaramente. Allora ok. Già dal tipo di regalo, no, che andiamo a trovare, si può già dal tipo di incartamento che si va a trovare, si può già capire la sostanza che ci può essere dentro. Quindi, rifacendosi al discorso di Ivana, se si trova un bel foulard di Hermès, chiaramente si presume che anche all'interno non ci sia un pacchetto di caramelle, ma qualcosa di un pochino più consistente. Quindi andiamo semplicemente a fermare il nostro pacco regalo, perché dovete sapere che a volte non è il contenuto che conta, ma l'affetto è quello che si mette, specialmente se decidiamo di prepararlo, di confezionarlo noi direttamente, il nostro regalo. Quindi già vedete, semplicemente un foulard, una scatola quadrata, in base chiaramente alla tipologia del contenuto dovete trovare delle stoffe
bello, più capienti, più importanti. Un'idea potrebbe essere anche se avete una sciarpa, un plaid, qualcosa, ecco, di se è un pacco particolarmente grande. Addirittura una maglia, per esempio, con un dolce vita, con un golf del genere, tagliando le maniche e confezionandolo in un certo modo, potrebbe essere anche questa un'idea alternativa per creare un regalo. Mettiamoci un fiore e quindi basta andare ad infilare poi nella parte centrale, come in questo caso ci mettiamo. Volendo voi potreste mettere anche, che ne so, se avete dei bottoni gioiello, una spilla, un qualcosa che brilla in particolar modo, potrebbe essere un'altra idea molto... Pazzesco! Allora te lo lasciamo finire e poi lo guardiamo dopo. Ok, benissimo. Complimenti. Sì, io proseguo. Passerebbe anche questo come regalo, uno lo mette lì e dice guarda, bel regalo, ma la scatola fatto. È vuota. Vabbè, ma... Anche senza il contenuto va bene lo stesso, l'hanno fatto bene. Perfetto, io proseguo così dopo lo vediamo. Grazie, grazie Stefano, a dopo. Allora Gianluca, io so che volevi omaggiare tutti i nostri telespettatori, non potendo insomma salire sul palco di un teatro, con una poesia. Non è una poesia, è, e cos'è? È un racconto scritto da una delle nostre autrici, fantastica autrice, Sabrina Ancarola. Che salutiamo. Che salutiamo, ciao Sabrina. Ciao Sabrina. E anche tutte le altre autrici, giustamente. E che riguarda appunto il momento che ci sta benino, direi. Benissimo. Bene. Ci sta benissimo. E quindi che faccio? Mi preparo? Sì, preparati, preparati. Mi preparo. Ah, pure l'impermeabile. Sì, perché interpreterò. Non è che io mi metto a sedere, eh? Te ti metti a sedere? Certo. Allora, mi posso mettere già a sedere? Cosa devo fare io? Sì. Devo stare a sedere. Bene, allora guarda, vado in quella sedia laggiù. Dove vai? Vai, qui. Ma già lì? Vai, sì. Eccomi. Mi raccomando, arriva, eh? Arriva Gianluca. Ah, no. Giungi. Arrivo, già vai, arrivo. Vai, vai. Dove sei nascosto? Oddio, vai. Ivana, che succede? Non lo so. Non è carnevale, eh? Sì, no, no, non arrivo, è Halloween, arrivo. È Natale. Beh, eccomi, eccomi. Allora, mi devo rimettere di qua. Beh, quando sei... il pacco di Natale. Allora, sei pronto? Oui. Vai. Allora facciamo un change in corsa, va? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir a vous. Bonsoir, monsieur. Il lobo. Nessuno sa esattamente da dove viene, né quanti anni possa avere, ma è certo che abbia un'energia fuori dal comune per un uomo della sua età. Molti credono che sia solo un inganno costruito ad arte, che in realtà dietro il suo nome si nasconda un'organizzazione tesa ad ingannare i più deboli. In mon cœur ho sempre avuto il sospetto che non si tratti di un comune essere benevolo, d'altra parte che vive nascosto in un laboratorio artico che si sposti per via aerea, specie nel periodo del solstizio. Scaltro e sospettoso, si aggira di notte su un mezzo di grosse dimensioni, potente ma silenzioso, nonostante la sua stazza sembra che riesca a infilarsi negli anfrotti più pericolose, che riesca, ne esca sempre pulito. I suoi colpi sono memorabili, nonostante questo nessuno è mai riuscito a vederlo o a sentirlo. Anche la scientifica non ha mai rinvenuto alcuna impronta o traccia biologica. Pare sia sfatto. Qui probabilmente mangia come un porco. Barba e capelli lunghi. Chissà da quanto tempo non li taglia. Indossa sempre lo stesso vestito e probabilmente beve. Sembra abbia una moglie, dei figli o comunque degli aiutanti più o meno in men. La sua fama è conosciuta un po' ovunque, tant'è che in questi giorni si vedono innumerevoli cloni che si aggirano per le strade delle città cercando di imitarlo. La CIA, il KGB, le Mossad e lui fanno un baffo.
La sua organizzazione è talmente potente da riuscire ad avere informazioni di ogni individuo sulla fascia della Terra. Credo di aver captato uno dei suoi complici. Per questo ho deciso di coglierlo di sorpresa mentre prepara il colpo dell'anno. Sono certo che a quest'ora avrà intercettato le mie missive e non mi resta che aspettare e coglierlo sul fatto. È la notte del 24 dicembre. Attendo fiducioso. Stavolta sarò io a mettere Babbo Natale nel sacco. Grazie Gianluca. Merci. Ho voluto fare una piccola cosa, nel senso che, come dire, pour donner un esprit de Noël. Un personaggio, oui, l'ispettore Clouseau, voilà, alla Clouseau, voilà. Que tu connais. Oui, alors, oui, je vais seulement dire, j'ai fini, je ne sais pas, je peux dire quelque altre chose, je peux, non? Parli italiano meglio. No, tu puoi dire. No, vorrei intanto dire che comunque buon Natale a tutti, veramente buon Natale a tutti. Grazie, anche a te. A tutti voi, è stato veramente bello, è bello essere qui. E spero veramente che, a parte avervi dato questi piccoli momenti di gioia, che il teatro riprenda, ma tutta l'arte, tutto lo spettacolo in generale riprenda velocemente, e che quindi anche noi, Compagnia Acqua in Bocca, possiamo tornare qui a calcare questi bellissimi palcoscenici di qualsiasi teatro, qualsiasi locale, agriturismo, castello, quello che sia. E mi raccomando, veniteci a vedere in tanti, perché noi siamo forti, facciamo ridere, facciamo divertire e poi, comunque andare a teatro secondo me è una delle esperienze più belle del mondo. Grazie Gianluca, ecco. Grazie davvero, accomodati pure. Allora, è proprio il periodo natalizio, no? Ed è un periodo certamente dove si parla assai spesso di regali e di doni, ma c'è un dono che arricchisce in particolar modo chi lo fa e chi lo riceve. È quello del sangue e dei suoi componenti. Ce ne parla oggi Greta Pieracci di Avis Toscana, che è tornata a trovarci. Ciao Greta, benvenuta. Ciao, buonasera. E allora, donare il sangue è anche prendersi cura di se stessi. Ad ogni donazione c'è un controllo poi anche di quelle che sono le condizioni di salute di chi dona. Si può straviziare in questo periodo, ma insomma diciamo che fa bene a chi dona e a chi riceve. Certo, ovviamente si può straviziare quando appunto il vizio è un qualcosa di extra, che non diventi consuetudine, ma è assolutamente permesso se appunto le condizioni di salute sono nella norma. E appunto sì, donare è anche assolutamente un modo per potersi tenere controllati e in forma, perché dopo ogni donazione vengono effettuati tutti gli esami necessari, in modo appunto che il donatore possa essere sempre, certo, in salute e tenuto sotto controllo. A proposito dell'atto di donare come un doppio regalo, io lo definirei quasi a doppio binario, ci guardiamo questo servizio e poi torniamo qua per commentarlo proprio con te. Ecco. Allora, ho parlato con gli amici dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue. Aspettate a mandarmi a quel paese, lo so, mi direte, ci manca anche che ci chiedano il sangue, guarda adesso. Ma ne basta poco, giusto una manciatina, e ce n'è un gran bisogno. E allora, questo Natale, fate il più bel regalo del mondo, un po' del vostro sangue donato all'Avis e salverete delle vite umane. Vi pare poco, vi pare? Chiamate l'Avis, vi fanno anche l'esame del sangue. Pensano a tutto loro. Eh sì, il sangue però ce lo dovete mettere voi. Ma troppo comodo se no. Meraviglioso questo messaggio, cioè ti invoglia proprio, avete scelto un testimonial particolarmente adeguato. Senti, ma quando Paolo Händel, che avete riconosciuto, esatto, tutti come uno dei volti, insomma, che ci mette la faccia per Avis Toscana e per tutto il vostro grande lavoro, quando si riferisce alla manciatina, ma andiamo nel dettaglio, quante ne serve di questa manciatina di sangue? La manciatina sono 400 millilitri di 450 millilitri di sangue.
sono una quantità di sangue che assolutamente non disturba la salute o in generale il sentirsi bene del donatore, e che però sono assolutamente fondamentali per salvare invece la vita di chi li riceve. Quindi pochi per chi li dà, preziosissimi e tantissimi per chi li riceve. Senti, ti faccio altre domande, Greta, perché tu sei già venuta qua in studio da noi e sei una persona che è molto convinta di quello che fa, del suo ruolo e chiaramente anche del messaggio di cui è portatrice. Ma donare il sangue, cerco di immedesimarmi in quelle che potrebbero essere le domande a casa, no? Indebolisce? No, sicuramente ci sono delle accortezze da dover tenere presenti. Nella giornata in cui si va a donare si cerca di mantenere uno stile di vita, diciamo, sobrio, magari cercando di non fare attività che presuppongano uno sforzo troppo eccessivo. Si cerca di reintegrare tutta la parte liquida bevendo molto, però sono alla fine tutte quelle accortezze che si cerca anche di promuovere come stile di vita sano e corretto quotidianamente, e che fanno sì che anche lo stravizio sotto le feste non si può sia fare. Poi dannoso. Oh. Esatto. Quindi esatto. Sentitevi liberi in questo periodo di poter straviziare, senza ovviamente esagerare, perché non c'è da mettere in certo pericolo né la propria salute né quella degli altri, e quindi ci riferiamo certo evidentemente anche all'alcol, ma insomma si può fare. Anzi, c'è un vantaggio, se vogliamo, quello a breve termine, che è grandissimo, è quello di dare il sangue a chi ne ha bisogno, soprattutto di questi tempi, perché lo sapete, sono ricominciati anche gli interventi chirurgici. Esatto. Di vario tipo, dopo una specie di stasi dovuta all'epidemia di Covid-19, ed è proprio ora che si ha bisogno di avere il sangue, perché tutte queste persone, insomma, potrebbero veramente averne bisogno in sede operatoria. Ma oltre a questo c'è anche il vantaggio di condurre una vita, come dire, più sana possibile, e quindi conforme alla possibilità poi di poter donare il sangue e le sue componenti, perché sappiamo che si può anche donare il plasma, ma è una cosa diversa rispetto al sangue. Grazie Greta, perché noi ci ritroveremo dopo, continueremo a parlare anche delle tante attività di Avis. E adesso invece ci sono i miei ragazzacci adorabili del venerdì. Vediamo chi sarà l'ospite misterioso di A Piedi è più bello. Buonasera, buonasera amici di Tada, grazie, siamo natalizzati, ci siamo natalizzati, manca una settimana a Natale, che bello, la sentite? La sentite? Oh, la sentite l'atmosfera? Gerardino è bello attivo perché c'ha l'energia natalizia, è un gnomo, non è più un Alexo. Allora, buonasera, RTV 38, buonasera Tada, oggi con noi Ilenia De Sena, musica! Buongiorno! Buonasera! Siamo con una tisana natalizia, cannella, zenzero, tutte cose. Senti se la fa buona. Vediamo. Aprendo. Aspetta. Ok. Eccola. Fa cascare. Ok. Sentiamo. È cascato Babbo Natale. Buona, bravo Dani. Bravo. Grazie. Anche se mi è cascato tutto. Bravo. Questo. Quindi a fare le tisane sei bravo. Bene. Ok, sì. Ok, allora buongiorno Elena Sena, noi non abbiamo Alexa perché non abbiamo soldi, e abbiamo Gerardino che fa, ecco, sa tutto. Cosa sai di Elena De Sena, Gerardino? Elena De Sena nasce a Gallarate. Elena De Sena è una showgirl, modella, conduttrice, e ama il calcio, tifa BN, che non si può dire, è anche una cantante ironica. Che è BN?
No, ecco, non si doveva dire. Allora, che si deve dire, uè. Assolutamente. No. Piuttosto allora, non lasciamo la data di nascita, il luogo di nascita, ma viene. Ma Gerardino è perfetto, perché la prima domanda che mi viene così è, Elena De Sena, come nasce la passione per il calcio? Cioè, giocavi con le bambole e poi... Ah, giocavo con le bambole e gli staccavo la testa, quindi avete già capito più o meno il tipetto che sono. E no, mi sono appassionata perché in realtà, insomma, a casa ci sono tanti maschietti, papà, nonno, sono in mezzo a due fratelli, quindi è un ambiente un po' maschile e quindi, diciamo, seguendo loro il calcio mi ci sono trovata un po' in mezzo e quindi ho iniziato a seguirlo anche io. Poi per lavoro mi ci sono appassionata anche un po' di più perché ho iniziato a fare delle trasmissioni, eccetera, quindi da lì ho iniziato a seguirlo un po' di più anche a livello tecnico, però l'ho sempre seguicchiato, se si può dire. Ci piace, stacchettino, ci sta lo stacchettino veloce. Però sono sportiva, mi sono vestita di rosso e non di bianco nero, quindi brava. Questo già... sentito un po'. Dove vuoi arrivare, De Sena? Dove vuoi arrivare? Ti piace il calcio? Sta crescendo piano piano i tuoi passettini. Dove vuoi arrivare? Allora, a me piacerebbe avere una trasmissione tutta mia da condurre in cui si parla di, non necessariamente solo calcio, ma di sport, in cui però ci sono soltanto donne. Oh, ma che schemata, questa è trasmissione. Allora, quindi voi maschietti ci guardate dal divano. Da Lady Van, questa puntata natalizia mi cade molto, ma dobbiamo ridare la linea a Francesca. Salutiamo tutti insieme Francesca, poi ridarci la linea. Ciao, a tra poco. Musica. A tra poco, ciao. Ciao ragazzi, grazie e complimenti naturalmente per la bella ospite. Caffè, momento caffè. Con il nostro Daniele Novotzedlik. Allora, che si fa oggi in cucina? Oggi... solo il titolo del piatto. Oggi facciamo pennette allo Shropshire Blue. Bene. Formaggio prettamente toscano. Chi l'ha capito? Silenzio, perché lo scoprirete solo tadando. Per chi non l'ha capito, e adesso tada umpa. Momento Tadaumpa e il momento della nostra bomba. Io a Selene non le ho anticipato nulla. Allora avremo 2 minuti di tempo, io ti farò delle domande, tu mi rispondi sinceramente e diretta, proprio botta e risposta, e finché abbiamo tempo le facciamo e rispondiamo. Okay. Sei pronta? Sì, più o meno. Ma sì, tranquilla, sono solamente domande cattive e basta. Iniziamo con la nostra bomba. C'è qualcosa che non diresti mai alla tua famiglia? Molte cose, certo. Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Invisibilità. Un hobby soltanto? Danza. Con quale personaggio storico ti piacerebbe andare a cena? Freud, tutta la vita. Cosa ordineresti? Un piatto di pasta al ragù. La pazzia più grande che hai mai fatto? Anche lì tante. Perdermi nella foresta tropicale a Cuba. Niente, una cosa che fanno tutti i giorni chiunque. Una cosa semplice. Preferiresti viaggiare nel passato o nel futuro? Nel passato. Quale personaggio famoso ti piacerebbe essere? Michael Jackson. Perché sei scontato. No, Michael Jackson. Ah, anche questo nessuno. La tua vacanza ideale dove sarebbe? Nel Belize. L'emozione più forte che hai mai provato? Ascoltare la musica di Michael Jackson. Destra o sinistra? Sinistra. Se potessi sederti a chiacchierare con la versione quindicenne di te, cosa gli diresti? Oddio, stai attenta, bimba. Un giorno perfetto secondo te? Un giorno di pioggia. Chi ha influenzato di più nella tua vita?
chi ho influenzato io? Chi mi ha influenzato? Sempre Michael Jackson. C'è qualcosa che cambierebbe il tuo aspetto fisico? Sì. Il tuo più grande rimpianto? Passo, passo. L'episodio più imbarazzante... Sei stata fortunata. Meno sei male. Stata fortunata sull'episodio più imbarazzante. E tolto l'imbarazzo... Ecco. Ecco, passo la linea. Bomba, me l'aspettavo. Ti è scoppiata la bomba addosso. Ero lì a morire. Grazie, grazie ragazze. Torniamo a parlare di Avis, di Avis Toscana, delle tante attività che voi fate, perché allora per Natale avete voluto lanciare una campagna di comunicazione molto particolare, no? Anche perché viviamo da un po' di tempo a questa parte, lo sappiamo, un distanziamento fisico piuttosto marcato. Però ci sono i donatori che si sentono uniti comunque sia dal cosiddetto filo rosso. Avis però non è solo donazione e con le sue 185 sedi in Toscana è molto di più, è molto vicino a tutte le comunità e anche riesce ad aiutare le persone in difficoltà. È così, Greta? Esatto, esatto. La campagna natalizia infatti prende proprio spunto nelle frasi che riporta da quelle che sono le criticità che in questo periodo vediamo tutti e viviamo tutti, trasformandole comunque in un punto di partenza per qualcosa di migliore e di positivo che possa appunto farci essere ancora più uniti e forti. E in questo le sedi Avis sono molto importanti, oltre appunto che per la promozione del dono di sangue, di plasma e di tutta la cultura della solidarietà, proprio per il loro essere un punto di riferimento all'interno delle comunità, della collettività entro cui si trovano ad operare. Infatti spesso è molto forte il legame con il territorio, pur comunque operando tutte le sedi Avis nello stesso modo, seguendo le stesse prassi. Se una persona volesse diventare un donatore Avis, come deve fare? Sul sito di Avis Toscana, avistoscana.it, trova l'elenco di tutte le sedi a cui potersi rivolgere. Si rivolge alla sede più vicina e troverà dei volontari come me che riescono ad accoglierlo, a dargli tutte le informazioni necessarie, a potergli prenotare appunto la donazione, la visita e spiegargli tutta la procedura che serve. Ecco, spieghiamo brevemente a grandi linee quella che è la procedura, no? Per poi alla fine donare, quindi. In Toscana la procedura prevede inizialmente una visita di controllo, infatti si dice che la prima donazione è indifferita perché prevede appunto prima questa visita dove vengono effettuati ovviamente i vari esami necessari, dopodiché nel giro di una settimana, una decina di giorni, un donatore può prenotare la propria donazione, andare a donare e da lì non avrà più bisogno, se non supera un periodo di 2 anni, ma non ce ne sarebbe motivo a meno che appunto non sia il medico a sospenderlo, può da lì poi continuare a donare ogni volta che lo vuole, contattando, ovviamente stando nei tempi previsti, contattando la propria sede che controllerà appunto se sono passati i giorni utili tra una donazione e l'altra e gli riprenoterà la donazione. Ricordo anche che chi comunque per motivi magari di salute non potesse donare può rivolgersi alle sedi Avis per diventare un volontario attivo e promuovere il messaggio. Tu sei donatrice e volontario attivo insieme, scommetto? Sì. Quindi abbiamo veramente un doppio ruolo. Pensate quante altre cose potete fare per essere utili veramente agli altri e a chi ne ha bisogno, grazie ovviamente alla donazione del sangue e di tutti i suoi componenti che è primaria per moltissime persone, ma anche l'attività altrettanto fondamentale e importante di quella di diventare volontario attivo, aiutando così tutta la comunità di Avis Toscana a svolgere pienamente quello che è il proprio lavoro, che non è solo di promozione di un'ideologia importante, ma di un'azione veramente necessaria, che è quella appunto di donare. E se non si dona a Natale, ditemi un po' quando si deve notare. Sempre si deve donare, perché noi loro li abbiamo avuti anche qui d'estate, quindi ogni mese, ogni settimana è il momento giusto. C'è sempre bisogno di sangue e dei suoi componenti. Grazie a Greta, grazie a Avis Toscana. Adesso andiamo in pubblicità, ma state con noi perché ovviamente Tada continua. Un'unica parola per stupire. Tada!
E vi stupiamo sempre, siamo tornati prima di subito con la seconda parte del venerdì magico di Tada, perché siamo anche sotto le feste natalizie, quindi noi la magia non solo la sentiamo, ma cerchiamo di portarvela un pochinina anche nelle vostre case, con un pizzico di leggerezza e un po' di larità, e soprattutto con tanto senso dell'umorismo, perché è veramente, veramente fondamentale, quella cosa che insomma ci salva. Non prendiamoci troppo sul serio, specialmente di questi tempi, che insomma ci fa bene mantenere una certa ilarità, una certa leggerezza. E adesso è di nuovo il momento dell'arte del ricevere. Stefano, Stefano, illustraci questo pacco regalo speciale, molto glamorous, molto charmant, che ci hai preparato. Ed ecco qua, Francesca, come vi avevo detto, abbiamo utilizzato un foulard, va bene una sciarpa, prendete spunto, ecco, proprio da un'idea per confezionare il vostro pacco, che non sia la classica carta, un regalo adatto in particolar modo a una signora di una certa età, quindi per la nonna, una zia o la mamma. Fatto il fiocco, ho inserito poi due tipologie di nastro, uno bianco e un argento. Ho inserito poi dei fiori artificiali. Chiaramente in tema natalizio ben venga un fiore che ha la sembianza della stella di Natale, oppure anche delle decorazioni proprio che mettete sugli alberi. In alternativa, se volete fare poi sempre un regalo al di là del Natale, è divertente l'idea di utilizzare, per dire, una spilla, un bottone gioiello che avete in casa, e poi potete rifinire semplicemente con delle bacche e con dei fiori veri. Questa è un'idea per un regalo, diciamo, più importante. Se dovete invece regalare un qualcosa di particolare proprio anche nel contenuto che producete voi, in tempo di pandemia quante persone a casa si sono dilettate nel realizzare delle confetture? Vedo Ivana che, ma le realizzi e le mangi pure oppure... Realizzo, mangio, faccio tutto. Ho imparato anche l'uncinetto, per la gioia della Daniela ho imparato l'uncinetto. Self-made girl! Quindi yes. Un'ottima idea, Ivana, per fare un regalo potrebbe essere anche utilizzare un bel centrino, un bel lavoro a uncinetto per confezionare un qualcosa di prezioso. Che bello! Allora, siccome mi stupisci... Sì? Anche se non sei mi stupisci... Mi stupisci, mi stupisci. Ti farò un bel caffè. E io lo gradisco volentieri. Sei contento? Volentieri. Ma certo che sì. Ti piace questo slancio vitale? Io sono sempre stato ghiotto di caffè. Fin da piccolino mi ricordo mi mettevano due dita di caffè allungate con mezzo bicchiere di acqua e io ecco. Ero il bambino ecco più felice di questa terra. Il nostro quindi, Agnoloni. Il arrivo. Prossimo packaging, insomma, idea regalo che vado a confezionare è se avete... E tipo delle confetture, io in questo grazie infinite, da gentilissima, dopo me lo bevo tutto. Quindi tipo le marmellate, come in questo caso il miele, utilizzerò una cosa un pochino più rustica, più country, diciamo. E allora ho scelto una busta, io in questo caso per il contrasto di colori ho scelto il bordeaux, però va bene anche proprio color carta naturale. Se avete, non so, in qualche cassetto delle trine, dei pizzi vecchi, dei ritagli a volte di una tenda, sono perfetti per confezionare la nostra busta. Della carta paglia o carta gialla che si utilizza spesso in cucina, renderà ancora più particolare il pacco, la nostra busta country, che va un pochino a rappresentare il fai da te, come le confetture che anche la nostra amica Ivana ha preparato, e io sono curioso di assaggiarle, ovviamente, vero? Aspettala. La aspetta. Prossima volta aspetto un bel ragù di cinghiale fatto dalle tue mani. Ma poi proprio il cinghiale è andata a sì, prendere. Sì, ce la vedo lei cioè, a fare io questi... che fa il ragù... Con i gioielli a impastare il cinghiale. No, scusa, che ce la vedo che lei a fare il ragù al cinghiale. Ivana... Sì, ma che ore, ti fai dire dall'Agnoloni? Ore lì a girare. Ma io faccio prima, vado nella bottega di Daniele, lo compro e ve lo porto. Ah, vabbè. E poi dici che sei stata te. Ottimo, perfetto. Certo.
Perfetto, tecnica perfetta. Ci vediamo più tardi, Stefano. Perfetto, io proseguo. Adesso è di nuovo il momento dell'angolo del libro. E siamo sempre con Paolo Piazzesi per parlare del Fiore della Cucina Toscana, che è il suo manuale che racconta storia, cultura, ricette in una maniera un po' diversa, un po' singolare rispetto al classico ricettario, non puntando solo sulle famose arcinote, insomma, ricette della cosiddetta cucina povera toscana, ma spaziando dai piatti più poveri a quelli addirittura borghesi in occasione delle festività, come abbiamo sentito prima dalle tue parole. Un libro che è già uscito, il primo volume edito naturalmente da Mauro Pagliai, e il secondo che invece è in preparazione avanzata, allora, direi. Che differenziazione hai fatto tra i due volumi? Allora, nel primo volume ci sono gli antipasti che, insomma, in Toscana hanno una caratura molto particolare. Poi naturalmente i primi piatti asciutti e minestrati, cioè le famose zuppe di ogni genere, specie, bordatino livornese, ribollita, manifregoli, manifaturi, in Toscana c'è una varietà incredibile. Pazzesca, incredibile, no? È bellissimo anche. È bellissimo visitare tutte queste proposte nella loro diversità, perché appunto sembra la zuppa, no, c'è quella con le castagne, quella con i funghi, c'è l'acqua cotta che ci racconta della transumanza, c'è una varietà immensa e bellissima. E soprattutto, ecco, nel secondo volume invece ci sono le pietanze sia di mare che di terra, dal cacciucco fino al ragù di cinghiale, del quale si parlava poco fa naturalmente, e tutti i dolci, biscotti, biscottini, befanini, i dolci delle festività, i dolci dei morti che si facevano, certo, quando ancora non c'era Halloween, ma c'erano gli avi che venivano a visitare con i loro biscottini. La festa soprattutto anche di ogni santi, quindi c'era quella dei morti. Esattamente, no? Ma poi c'era proprio questa tradizione della rivisitazione dei trapassati che tornavano a salutare i loro discendenti. Questo è molto bello. Tradizione che è rimasta molto viva anche in Sicilia, per esempio. Per dirci, bellissima, bellissima, ma anche in altre parti d'Italia si fanno dei dolcetti, gli ossi di morto e così via. Ora, parlare di cose di questo genere, di questi tempi, forse è un po' eccessivo, ma questa rivisitazione è una tradizione che forse si è un po' cancellata. Ma comunque quello che mi preme dire è che questo progetto, questi libri intendono valorizzare la narrazione della cucina, perché la cucina non è esposizione, e specialmente quando si parla di cucina tradizionale è narrazione. La cucina è, fra l'altro, se narrata e proposta come si deve, è un incentivo a fare, è un incentivo a misurarsi, è un incentivo a riempire anche queste giornate alle quali ci siamo stati costretti. La cucina è il sabato del villaggio, perché una bella tavola imbandita è una bellissima cosa. Fa subito allegria, diciamo. Non e poi c'è si dubbio, dice anche un'altra cosa, che la tavola non è solo conviviale, quindi momento di famiglia, momento con gli amici, ma si dice addirittura che a tavola si fanno i migliori affari. Ma non c'è dubbio, ma poi si stringe intimità. Ma addirittura, appunto, cioè il paragone col sabato del villaggio è perché l'aspettativa il cucinare è aspettarsi la festa, preparare la festa, proporre la festa, realizzarla. E questo è bellissimo naturalmente gustare i piatti, ma è bellissimo prepararli. È vero. E
probabilmente, ecco, la cucina così raccontata è anche più facile e più vicina alle persone che... Sarei molto felice se si potessero misurare non soltanto con l'esecuzione, ma anche con la cultura che si riproduce ogni volta che si realizza un piatto della tradizione, sempre diverso da fornello a fornello, da cucina a cucina, certo, perché da persona è diverso sempre a persona. Il cuoco, lo chef, ma non, no? C'è che dubbio, non c'è dubbio, anzi è questo il sale, no? È questa la bellezza della realizzazione. È l'atto creativo poi della persona che può interpretare a suo piacimento, ma quella che è la ricetta della tradizione. Finalmente, appunto, facciamo qualcosa, le ricette sono codificate, no? Ma facciamo qualcosa e trasferiamoci dentro qualche cosa che poi sia gustoso, che sia piacevole, che sia un piacere per gli altri. Diamo piacere attraverso la cucina, realizzando al meglio quello che la tradizione ci consegna. Grazie, grazie a Paolo Piazzesi. Vi ricordo che il libro Il fiore della cucina toscana è già disponibile, il primo volume, e che presto ve ne daremo menzione, certamente uscirà anche il secondo, assolutamente. Speriamo da non di rivederci. Speriamo, tanti auguri di buon Natale, grazie, Paolo. Grazie, e grazie a tutti per averci portato quest'angolo della cucina, della tradizione toscana, con un pizzico veramente importante di cultura. E adesso è di nuovo il momento del Tada Umpa. Eccoci nel nostro Tada Umpa, ma ora scopriamo un pochino meglio chi è Selene. Allora, ti volevo dire che nella pubblicità mi hanno scritto, mi hanno detto, ma per un attimo mi ha preso un colpo, sembrava che ci fosse Shakira lì. Dico, vedi, allora il cosplay, chiamiamolo così, è riuscito. Ma Selene, cosa sei, cosa fai nella vita realmente? Commerciale allora, estera? Sì, esatto, un'intervista. Sì. Il mio lavoro, esatto, è commerciale estero, mi occupo di gestire clientela estera, quindi Nord Europa, America, insomma. Quindi per il mondo, viaggi il mondo con il lavoro e esatto, con lo smart working. Anche, sì. Esattamente. Sei di Pisa, ma la tua passione, quindi dunque tu canti o fai playback? Certo. Canti? Canto, certo. Canto dal vivo. Quindi cantando... Quando è nata la tua passione per il canto e quando è nata la passione per imitare e portare Shakira nel palcoscenico? Allora, la passione per il canto, vabbè, da sempre, perché secondo me uno ce l'ha da sempre questa cosa. L'ho scoperta e sviluppata abbastanza tardi, perché ho cominciato a 20 anni. Semplicemente non ci avevo mai pensato, non sapevo nemmeno che esistessero lezioni di canto. Un mondo proprio... Esatto, per me era un mondo veramente nuovo. Inesistente. Esatto. E niente, cominciai a 20 anni, da lì la passione è cominciata. E alla fine sei entrata in questo gruppo, esatto, delle celebrity star. Esattamente. Giusto, detto bene? Sì, sì, sì. Perché sì, sennò Eleonora mi picchia se lo dico male. No, celebrity star, dove avete... tanti personaggi, tante situazioni, tanti spettacoli. Esatto. E oggi hai deciso ha deciso Eleonora di portarci Shakira. Infatti porto, esatto, Shakira e vediamo. Ma Shakira l'hai scelta tu o te l'ha scelta Eleonora? No, l'ho scelta io. Ah, okay. Sì, 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 è una delle mie artiste preferite. Tra l'altro balla anche. Pensa quindi... però se facevi Michael Jackson. Magari. Pensa un po', una drag king... che fa Michael Jackson, potrebbe essere un'idea, pensa. Sì, c'ha da lavorare un po' però. Drag King si chiamano. E pare un nome di un panino di McDonald's. Quello è il Burger King. Il punto della concorrenza. Ehi, assaggia anche tu il nuovo Drag King. Però può essere un'idea, pensateci, per i trucchi vi aiuto io. Ma ovviamente, dopo vedremo la tua esibizione... Adesso c'è un altro gioco che non ti ho detto. C'è il famoso gioco della torre. Chi salvi o chi butti. Quindi devi essere proprio tranquilla, è una cosa simpatica. Vediamo se sarà simpatica o cattiva, non lo so.
vediamo cosa ci aspetta la nostra torre. Allora, iniziamo. Sia o Katy Perry? Sia. Butti sia? Butto sia. Come mai? Perché non riesci a vederla in faccia? Mi piacerebbe molto Katy Perry, solo per quello. Ok, allora giù sia. E sia. Sia, sia, buttare sia. Anche sia. Perché Eleonora, la sua rappresentante, fa Katy Perry, quindi chi se ti è, non si può. Poi abbiamo Marisa Laurito o Iva Zanicchi? Marisa Laurito, giù. Giù la Laurito? Sì. Ecco, la Romeo applaude anche brava, lei. Brava, come me, brava Selene, come me. Per ora 2 su 2. Allora, giù la Laurito. Poi abbiamo Tommaso Zorzi o Cristiano Malgioglio? Malgioglio. No! 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 No, la Malgi. La zia Malgi buttiamo giù. Non mi sta simpatico. A pelle. Un ciuffo un po'... invidioso del ciuffo? Sì. Ok. Tutto è quello. Allora, giù la Cristiano. Poi Mariah Carey o Celine Dion? Siamo in tema natalizio. Celine Dion, giù. Anch'io. Giù Celine Dion. Sì. Oh, con la Romeo sarà andata d'accordo oggi, eh? Cioè, vi siete messi d'accordo? Che segno sei, Selene? Acquario. Vedi, sono gemelli, segni d'aria, si va d'accordo, vai. Beh, allora giù Celine Dion. Poi chiudiamo con Paolo Villaggio o Renato Pozzetto. Questo è difficile. Chi scegliamo di salvare? Dai, salvo... butto giù Pozzetto. Giù Pozzetto. No, giù Pozzetto. Ragazzo di campagna. Io ragazzo no. Di campagna va giù Villaggio. Villaggio. Ma sono tutte e due top, come fai? Sono dei grandi. Allora, adesso la nostra torre è finita. Mm-hmm. Sei tranquillizzata, Shaki? Sì. Chiamo Shaki, mi piace chiamarti Shaki. Anche a me. È bellino il Shaki. Shaki. Poi mi hai messo come soprannome Sally. Quindi Sally, mi chiamano tutti Sally. Shaki Sally. Shaki Sally. Allora, mentre facciamo preparare Shaki Sally, ripasso la linea alla nostra divanata Francesca. Divanata. Divanata. Parble, è proprio così. Grazie, grazie Ivana, grazie a Castellan, molto simpatica, vedi? Anche le belle ragazze si mettono sempre in gioco. Questa cosa mi piace tantissimo. Adesso invece ci gustiamo la seconda parte, quindi ricedo la linea nuovamente a quei ragazzacci adorabili e alla loro bellissima ospite, a piedi più bello. Ali, grazie della linea, amici di Tata, amici RTV Trotottiani, grazie Incisa, qui da Roma, tutto bene? Abbiamo con noi Ilenia De Sena. Ben ritrovati. Ben ritrovati, vedi, vedi, brava. Ecco, visto che abbiamo tutto questo spirito natalizio, sì. Cosa auguriamo ai nostri connazionali? Cosa augura Ilenia De Sena ai suoi connazionali? Diciamo. Allora, io auguro a tutti di poter riabbracciare presto, senza mascherine, senza guanti, senza restrizioni, i propri cari, i propri amici e insomma le persone a cui si vuole più bene. Quindi buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Senza abbracci ancora. Ecco. Ilenia De Sena, dottoressa in economia, non ce ne scordiamo. Lei non ancora ama dottoressa. Molto, ama molto la città infermiera, di Roma. Infermiera. Ecco. Ama molto la città di Roma, è una ragazza molto semplice perché ama stare al caminetto e bersi una bella cioccolata calda. Ah, ma Gerardino, tu come fai a sapere tutte queste cose? Abbiamo studiato. Mamma mia, nostro che Alexa, bravi. Costa poco, ma sa tutto. E io, maestro, un po' di musica per la De Sena. Un po' così. Donna, tutto si fa per te. Donna, sempre piacevole. Grazie,
Restiamo legati alle mascherine, visto le rammentate. Cosa farai appena finisce tutto, appena ci si può abbracciare? La prima cosa che ti manca, che farai? È una bella festa con i miei amici. Questo. Oh, cosa puoi fare? Sono le cose semplici che mancano alla fine, non cose particolari. Sono le cose quotidiane che adesso non si possono fare. Quindi in realtà vorrei tornare a vivere la quotidianità. Ecco. E a noi la semplicità ci piace tanto, 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 tanto. Maestro, mi fai quello stacchettino, quello che avevamo preparato per la decena? Quello... Ah, anche lo stacchetto per me, addirittura? È molto passionale. Zanza. Sempre, ma volevo quello yuppi duppi, vabbè, allora lo facciamo come finale, allora l'ultima domanda è la domanda che facciamo a tutti, una domanda green, allora sì. Come si salverà il pianeta e se si salverà? Hai ragione. Allora, guarda, io innanzitutto spero che tra qualche, adesso anno è un po' troppo a ridosso, però tra qualche decennio avremo tutti delle auto elettriche e che quindi molto inquinamento non ci sarà causato dalle auto, che è una percentuale molto alta al momento. Alta. Sì. Quindi puntiamo alle auto elettriche, una bella Tesla green, per comunque green, viva il green, brava, viva il brava green, sì. Allora siamo arrivati alla fine e io direi di augurare buon Natale a tutta la redazione di RTV 38, tutti i programmi. Buon Natale RTV 38, a tutti da me, dal Coniglio Pasquale, auguri a tutti e diciamolo, vogliamoci più bene, perché da questa situazione, e se prima nei balconi e poi invece ci si sta tutti sui, non si può fare la rima, siamo in televisione, però vogliamoci bene tutti, Gerardino, buon Natale a tutti, buon Natale Alessandro Paro, maestro, ti voglio bene, musica per la nostra Elenia De Sena, grazie di essere stata a noi, grazie a voi, buon Natale a tutti. Buon Natale Francesca. Ciao ragazzi, grazie, tantissimi auguri naturalmente anche a voi e adesso è di nuovo il momento di lui, del nostro Stefano Agnoloni con la sua arte del pacchetto regalo. Agnoloni, cosa c'è in quei pacchettoni? Come dicevo prima Francesca, ecco due idee veloci da poter realizzare a casa per personalizzare un qualcosa di fatto in casa come una confettura. Sulle due buste ho messo semplicemente della carta gialla, il suggerimento che volevo darvi era quello di utilizzare anche una trina, una passamaneria, qualcosa di vecchio che avete ancora in casa. Uno l'ho semplicemente posizionata poi questa trina su un lato con un fiocco verde e bordeaux che va a riprendere la busta, volendo uno ci può mettere anche un rametto di abete o comunque di qualcosa che rispecchia proprio il Natale, l'altro invece l'ho personalizzato perché questo è un regalo per te, con il nome Francesca scritto sopra su una rondellina di legno e poi ci andiamo a mettere in questo caso il miele oppure la confettura. Mentre un'altra idea bizzarra, dico io, che a volte basta poco, un po' di estro e creatività per preparare un'idea regalo, tolgo un attimo queste buste e ho utilizzato della semplice carta lucida trasparente, quella che trovate in commercio per confezionare anche le ceste di Natale, del popcorn, dei nastri colorati e due calecca o ciupaciù, come si vogliono chiamare. Questo è molto semplice. Andiamo a mettere il popcorn direttamente. Io l'ho già chiusa, fermata da una parte prima, all'interno del contenitore che ho formato così, legando semplicemente la busta. La facciamo scorrere un pochino.
In questo caso, se avete da fare un regalo a una ragazzina, quindi qualcosa di piccolino, poi ovviamente in base alla confezione che uno va a scegliere, decide le dimensioni poi da fare. Lo riempite poi tutto bene bene, da far sì che non si veda più la sorpresa. La fermiamo di nuovo con del nastro, in questo caso vado a metterci un fiocchino che prima ho preparato e lo andiamo voilà. Ora lo fermiamo poi dall'altra parte, così nella fase successiva vedrete come l'ho realizzato. Il necessario che serve sono, allora, della carta trasparente lucida, quella da pacco per confezionare le ceste, nastri più colorati possibili, di varie dimensioni, ne bastano all'incirca due o tre, uno per fermare la carta e poi due, uno giallo in questo caso più importante e un altro a rifinire un color glicine, però se li giocate anche tutti colorati sono ancora più divertenti. Diventerà una caramella e questa caramella poi contiene all'interno, c'è la sorpresa. Ovviamente il popcorn non è detto che, cioè è commestibile, però in questo caso, visto che l'abbiamo utilizzato per la confezione regalo, ecco, non lo utilizzerei per mangiarlo. Che subito la prima cosa, Ivana alza la mano e dice: io unisco l'utile al dilettevole, cioè della serie, mangio ecco. Tutto, ma cazzo che il cielo fa. Che il cielo fa via. Quindi spacca un'altra idea divertente per un ragazzino, comunque da poter presentare a prescindere dal Natale, però anche per un compleanno, del popcorn, dei chupa chups e la festa è pronta per i ragazzi. Vado grazie. A finire di confezionarla tu. Ciao. Grazie Stefano Agnoloni. E adesso è venuto il momento topico di tutto il venerdì, l'esibizione del Tada Umpa. E adesso è arrivato il momento però di mettere alla prova Sally Shaki, mi sono già dimenticata, la nostra Selene che interpreterà Shakira. Penso sia un medley, non lo so, sono curiosa di sentire la nostra Selene delle Celebrity star in Shakira. Lucky that I love her for a long for the lucky fact of your existence. Maybe I will climb the end of solely and the fragments on your body. Never could the magic that were only the many ways to love somebody. La 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 la. Can't you see? Yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure.
ashes on. You feel it, but you got it all. Believe it when you forget up. Oh, oh, if you forget up. Ma bravi, bravi. Allora, caro, lui si allontana come arriva, giustamente, teniamo le distanze. Seleni, vuoi presentare loro, perché loro ormai fanno parte dell'arredamento delle celebrity star? Marcello. Tanto già il microfono, tranquilla. E Lorenzo. Lorenzo e Marcello, il bassista, giusto? Esatto. E il chitarrista. Sono bravissima, cioè sono veramente bravissima. Senti, progetti futuri, quelli che possiamo fare? Siamo un po' in stand by, speriamo di ripartire presto. Presto, presto. Presto. Voi vi esibite in locali, sì, teatri? Esatto. Ok. In giro per l'Italia e anche all'estero. Ok, vi possono trovare sulle vostre pagine, certo, Instagram Celebrity Star. Esatto. Italia. Italia, giusto? Sì. Scusate, ma c'ho la gola secca. Perché questo fumo, eccetera, ma ora infatti mi bevo una acqua pazzesca, scusate, Il bello della diretta è anche questo, non morire di sete. Allora, vi ringrazio ragazzi, ci vediamo prossimo anno, sicuramente con loro, penso di sì, del nostro arredo, con Marcella e chissà anche con te cosa avrai da proporci. Vi ringrazio, vi accomodate i nostri divanetti. E adesso ovviamente viene anche il mio momento, perché ormai siamo vi ho abituati a questi momenti di gioia, di tristezza, dove vado, eccomi qua, eccomi qua. E oggi sono affaticata perché sono emozionata, perché durante l'esibizione di Selene io e Francesca dietro le telecamere ballavamo il Waka Waka. È vero. Il Waka Waka in condizioni altro che... Se mi sembra di ricordare che questa qui era stata fatta per dei mondiali di calcio, se sì, non sbaglio. 2010, Africa 2010. Cioè, ma te sei un'enciclopedia, Francesca? Ma come fai a ricordartele così tante? Il calcio non lo so, cioè, io leggo troppo, però il calcio è stata la mia materia per tanto tempo, quindi lo ricordo molto bene. Ah, ok. Allora sei perdonata, perché io di calcio, oltre che ci sono 22 persone e un pallone, non so niente. Calcio e fosforo. Eh? Calcio e fosforo. No, guarda, ci può essere anche tutto il pesce che te pare, ma proprio non, una cosa che non mi entra in testa è più forte di me, il pallone. Sono proprio due mondi differenti, sarà perché sono atletica. Allora, essendo tanto atletica, ho questa passione viscerale. Ma in questo periodo purtroppo non possiamo avere contatti ravvicinati con nessuno e quindi vi volevo dedicare con... Come dice la nostra amica, col cuore, a mano, thank you.
e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, e torna fedele l'amore. Spingerci forte e non sentire più questa lontananza, questo distacco, questo dolore, perché sono sicura che il prossimo sarà un anno migliore. Evviva! Che brava Ivana! Grazie, vieni Franci! Vogliamo dare un annuncio insieme? Un annuncio insieme, diamo? Vediamo. Ora, sottotitolato alla pagina 77 di Televideo, vi ricorderemo che il giorno di Natale e il giorno dell'ultimo dell'anno di San Silvestro noi lavoreremo. Esattamente. Eh sì, noi per voi. Esatto, non, e vi con lasciare, voi. Non vi lasceremo soli, perché in rigorosa diretta vi terremo compagnia per Natale. E posso dire una piccola spoiler? Un piccolo spoilerino. Spoiler? Saranno anche due puntate di Tada Umpa veramente speciali, pazzesche, che non vi aspetterete sicuramente. E io direi fotoniche, ecumeniche, galattiche. Interspaziali. Vai, proprio siamo oggi un po' spaziali. Vedete, sembra una costellazione e io sembro un extraterrestre. Perché una costellazione sola? Guarda che sistema solare, scusa. E ti ora faccio la mossa. Casa. E faccio ti. La mossa come Sofia Loren. Telefono. Ragazzi, poi abbiamo bisogno stiamo di ferie. Perdendo, poi stiamo perdendo. Ferie e si lavora anche a Natale. Ho detto, poi abbiamo bisogno di ferie, una settimana ce la daranno, dai, forse una settimana ce la daranno. Ce la daranno, chissà. Io voglio la caramella di quell'agnolo. Lo scoprirò. Pensavo io di essere la tua caramella. No, tu sei caramelle, il cioccolatino. Caramelle, non ne voglio più. Voglio le penne di Daniele dopo, lasciatemele. Io ve lo dico, voglio le penne di Daniele. Ma quali penne? Dove l'ha viste le penne? Come pensavo quelle per scrivere? Non ti preoccupare, Daniele sa. Anch'io so che tra poco c'è Tada in cucina, quindi state con noi. Ci vediamo a Natale con me. Ora si va in cucina. Che certo, io ora vado in camerino. Poi, dopo mangio, dopo mangio. E a Natale ci vediamo. A Natale poi. Mangiare, se ci sono più.